Enrico, senti Enrico, buongiorno. Io sto continuando a dire che quest'anno sei il fantino più desiderato. Sbaglio? Sbaglio o meno non lo so, comunque è un bel momento e ci sono davvero tante entrate che mi stanno vicino e mi seguono e quindi dai, andiamo avanti così. Allora, hai passato un momento in cui quasi era vietato montare Enrico, cioè non andava di moda montare Enrico. Enrico sembrava un fantino in discesa. Poi adesso un momento veramente d'oro, che dovrebbe essere soltanto, manca soltanto di quel sigillo che tutti aspettano. Ma come si sente un fantino in queste montagne russe? Beh, e come si sente? Intanto bisogna capire che il Palio di Siena è questo, la città è questa, e quindi sicuramente sono i risultati che contano, nel senso che se uno riesce a fare bene, a riconfermarsi in piazza, acquisisce consapevolezza e in più anche magari il consenso del popolo, no? E quindi il buon Palio dell'anno scorso mi ha permesso ora di essere in un momento appunto positivo della mia carriera. L'importante è non andare dietro a questi alti e bassi, sia in positivo che in negativo, ma rimanere coi piedi per terra, concentrati e consapevoli dei propri mezzi e sfruttarli al 100%. Chiamarsi Bruschelli aiuta in questo momento o no? Mi ha aiutato parecchio, perché comunque il mio babbo è stato il numero uno dei fantini e mi ha insegnato tante cose, sia a cavallo, a terra, quindi io posso solo... Ti ha insegnato anche le strategie? Io posso solo ringraziare, quindi mi ha fatto vivere tutti i suoi momenti quando era in auge, e quindi questo mi ha permesso appunto di imparare tanto. Ora bisogna solo mettere in atto quello che si è imparato. Come sta zio Frac? Zio sta bene, come ho già detto, agosto sarà presente nuovamente alle visite e poi farà tutto il percorso. Avrebbe fatto la differenza? Ma non lo so, io so dell'idea che comunque la macchina del Palio è una macchina rodata e di conseguenza ognuno, se fa il suo compito, quando poi arriverà quel gruppo di cavalli alla scelta dei capitani, quel gruppo di cavalli lì, che sia cavalli esperti o che siano cavalli nuovi, deve essere un gruppo di cavalli sani e che sono idonei a calcare il tufo di piazza. Quindi qualsiasi scelta fanno capitani va bene, non c'è da stupirsi, le strategie ci sono ed è giusto che ci siano nel Palio di Siena. Scegli per primo, per secondo o per terzo? No, non scelgo io mi adeguo.